Benvenuto Giovanni Totti all'abitacolo. Giovanni Totti, ormai lo conoscete, è consigliere politico di Forza Italia, anche consigliere per il programma. Sì. Quindi è quello che deve scrivere pure il programma per le europee. Lo stiamo già scrivendo, direi che è praticamente pronto. Grazie del passaggio intanto. Ah sì, perché siamo andati a prenderlo a Fiumicino, perché a Roma ha pochio tempo, ha tante riunioni. Abbiamo risparmiato quindi... tanto. Ci siamo infilati, abbiamo contribuito alla spending review di Forza Italia. Totti è arrivato a Forza Italia, forse nel momento più nero della sua storia. Era un partito praticamente non solo fondato, ma legato in ogni suo passo al suo leader. Lo è ancora, tant'è vero che abbiamo voluto mettere il suo nome ben visibile nel simbolo di Forza Italia, quello che abbiamo deciso di rimettere in campo dopo che il Presidente ha deciso di lasciare il vecchio simbolo del PDL. Dopodiché io sono molto preoccupato per questi giorni, non sono preoccupato per il destino personale di Berlusconi, a cui pure voglio molto bene, ma credo che non ne sia preoccupato neanche lui del suo destino personale. Sono preoccupato del destino della nostra democrazia, perché si sta compiendo l'ultimo atto di una strategia politica che dura da 20 anni, e cioè quella di mettere fuori dal campo della politica per via giudiziaria il leader dei moderati italiani. Però poi alla fin fine capita che si parla sempre solo di quello, delle vicende giudiziarie, che è un limite nell'attrattiva del partito, perché poi comunque... Noi abbiamo un ottimo programma. Capisco il problema, ma poi la gente vive di altro. Noi vorremmo parlare di tutt'altro. Io ho lavorato negli ultimi mesi insieme a tantissimi dirigenti del nostro partito, il Presidente Berlusconi, ad elaborare un programma politico serio per andare in Europa, dove i guai dell'Italia sono tantissimi. Noi abbiamo ragionato euro sì, euro no. Non è il tema dell'euro sostanzialmente che fa la differenza a nostro avviso. Un po' come diceva Deng Xiaoping, non importa se il gatto è bianco o nero, l'importante è che prenda il tono. Allora, l'euro non è il problema è rinegoziare il complesso dei trattati che hanno fatto dell'Unione Europea un mostro burocratico non in grado di dare sviluppo a questo paese. Ma io non sono disposto a contribuire in questo momento di crisi per più di quanto non mi torna indietro dall'Unione Europea. Voglio avere un potere decisionale in proporzione ai soldi che verso in quel paese. Italia ha potere di veto, quindi non è detto che ci voglia così tanto tempo. Cominciamo ad andare in Europa a battere i pugni. Vedi, noi abbiamo avuto 3 presidenti del Consiglio, uno dietro l'altro, Monti, Letta e ora Renzi, che sono tornati con grandi complimenti dall'Unione Europea, ma nulla per gli italiani. Quando un mio negoziatore che va a fare gli interessi dell'Italia torna con i complimenti del negoziatore avversario, francamente io comincio a dubitare che abbia fatto il mio interesse. Per Monti ne ho la certezza, per Letta pure, per Renzi ho ancora il beneficio del dubbio, ma troppi sono stati i complimenti, almeno quelli fatti filtrare. Poi, come è noto, ex Quinzi ha detto che non era proprio andata così bene la cena con la Merkel, però io voglio stare che abbia ricevuto tanti complimenti, la cosa mi preoccupa molto. Bisogna andare in Europa e da subito dire che bisogna cambiare in fretta, non abbiamo tanto tempo. In Italia Renzi ha fatto un mare di promesse, io dico sinceramente spero che le mantenga. Spero che le mantenga, perché usare le istituzioni per fare delle promesse che i cittadini italiani si aspettano e poi non mantenerle sarebbe un colpo mortale all'istituzione.